Ritrovati a Storia, la trasmissione della Nuova TV dedicata al sociale. La nostra terza stagione l'abbiamo intitolata Storie, il ritorno, perché come vi abbiamo già spiegato nell'anteprima del nostro programma andata in onda sabato scorso, ritorneremo tra le realtà associative che abbiamo conosciuto in questi anni per raccontarvi come stanno portando avanti i propri progetti ai tempi del Covid. E il viaggio di Storie ricomincia da Radici. Abbiamo conosciuto questa realtà associativa nel 2018. Era settembre, con le nostre telecamere siamo stati al Rione, Poggio Tregali di Potenza, per conoscere i ragazzi e le ragazze di Radici che hanno trasformato un ettaro di terreno in un parco comunale con all'interno un bike park e un'area dedicata agli amici a quattro zampe. E allora andiamo a riavvolgere il nastro in questa clip, andiamo a vedere dove ci eravamo lasciati. L'associazione socioculturale Radici nasce ufficialmente nel 2015. All'inizio eravamo soltanto ragazzi del Rione, è stato un periodo stupendo. Poi paradossalmente molti di loro si sono allontanati, però se ne sono avvicinati degli altri. I tesserati superano i 100. Poi il nucleo operativo è formato invece da pressoché una decina di persone, ecco. Quindi c'è molto impegno fisico, mentale. Abbiamo degli esperti, seppure non ancora sulla carta, sono comunque degli esperti di BMX, che sono Carlo e Luca e anche altri ragazzi che adesso non ci sono. Poi quindi sono degli appassionati, così come abbiamo degli appassionati di cani, dei quali mi sento partecipe. Appassionati di natura, appassionati di ecosistema. La missione di Radici è la riqualificazione urbana di Poggio Tregalli, in particolare di uno spazio che qualche anno fa era qualcosa di simile ad una discarica. All'inizio è stato fatto tutto con le mani. Mani, pale, martelli, chiodi, si è cominciato con i guanti, con le carriole. E anche solo pulire è stato un problema, affidarsi al comune che venisse a prendere la spazzatura. Cioè, Giovanni per me è un eroe, per tutti noi, perché è un sognatore. L'area è intitolata Nicola Marino, scomparso prima che il progetto fosse portato a compimento. Nicola è stato più di un amico per me, era un angelo, lo è ancora, e rappresentava, incarnava proprio lo spirito di Radici, perché aiutava senza nutrire alcun interesse personale. Credeva in questo progetto di riqualificazione territoriale, inclusione sociale, e semplicemente aiutava a mandarlo avanti. Ci ha illuminato su molte cose, tecnicamente proprio, per esempio su come impilare i pali. Noi facevamo i buchi con la trivella, ci ammazzavamo, invece lui ci ha illustrato uno strumento che si chiama il palanghino, per esempio. Cioè, cose molto concrete, cose della terra, appunto, ecco perché dico che incarnava per me lo spirito di Radici. Di diamante del progetto è il bike park, un circuito per bici con diverse linee di salti. Curve e dislivelli sono da brividi, tre i percorsi, facile, medio e difficile. Abbiamo realizzato un pump track che è l'unico di tutto il sud per il momento, da una linea dirt jump che è la prima di una lunga serie. Spiego che cosa sono questi, sì. Dirt jumps, appunto in inglese salti in terra, ovvero salti in terra battuta, che vengono costruiti rigorosamente a mano e che servono appunto per saltare con bici come BMX, bicicross e mountain bike, appunto sempre specializzate per la disciplina da dirt, insomma.
tutto il discorso del giardinaggio è ancora da intraprendere, perché sono passi che faremo insomma un po' alla volta, sperando sempre nella collaborazione, perché no, di tutti i cittadini. Parco messo su dai ragazzi di Radici ci si incontra, ci si diverte e si socializza, e per gli amici a quattro zampe è uno spazio sicuro. L'area cani è una realtà, adesso è una realtà anche potentina, è la seconda area cani a Potenza, è un semplice recinto dove si può finalmente sciogliere il proprio cane senza la paura che finisca investito sotto una macchina, senza la rabbia addosso delle persone a cui non piacciono i cani. È uno spazio dove si socializza, dove socializzano i cani e socializzano i proprietari. Il bene comune è bene di tutti, ma finisce per non essere preso in cura da nessuno. Io penso che sia invece normale prenderci cura degli spazi comuni. Chi ha voglia di costruire qualcosa sul suolo pubblico può farlo e deve farlo. Fa qualcosa di buono sicuramente per tutta la comunità. Bella! Ciao ragazzi! A distanza di 3 anni siamo tornati al rione Poggio Tregali di Potenza per vedere a che punto è il progetto portato avanti dall'associazione Radici. Molte cose sono cambiate, il bike park che avete visto nelle immagini è momentaneamente chiuso, difficile sostenerlo, per cui l'attività è stata interrotta con la speranza di poterlo riaprire a breve. Nel frattempo però sono nati nuovi progetti e nuovi spazi all'interno del parco comunale gestito da Radici. Abbiamo incontrato il presidente Giovanni Sant'Angelo, che ci ha spiegato cosa è cambiato rispetto a 3 anni fa e come va avanti l'attività di Radici ai tempi del Covid. Sentiamo. Giovanni, ben ritrovato, a distanza di 3 anni ci rivediamo, come stai? Tutto sommato bene. Abbiamo appena visto la clip del vostro ambizioso progetto, cosa provi nel rivedere le immagini che abbiamo girato nel 2018? Emozioni miste, però prevale un senso di soddisfazione, in quanto ho scoperto non da moltissimo che è una realtà abbastanza unica, cioè sono pochissimi i parchi in Italia che riescono a sostenersi solo grazie a donazioni e tesseramenti, quindi belle emozioni. Il parco è una realtà viva che prosegue e va avanti, ma che impatto ha avuto la pandemia sull'attività che voi ragazzi di Radici portate avanti? Guarda, paradossalmente è stato un toccasana, perché tutti abbiamo avuto a che fare con più tempo. Durante la pandemia abbiamo realizzato un'area dedicata al basket di strada. Ci sono state giornate di volontariato che mai mi sarei aspettato, penso per esempio al giardinaggio fatto con Gino o la sistemazione dell'area basket. Ultimamente con Marco abbiamo costruito delle congimaie, quindi smetterò di bruciare il vegetale che risulta da sfalci e potature. Non disturberò più nessuno, perché insomma sti fuochi sono 5 anni che li faccio. Anzi, saluto le persone che mi fecero multare. Parliamo del bike park. Nel 2018 avevate messo su un circuito con diverse linee di salto, un pump track unico al sud, ma vi mancava l'acqua e l'elettricità. Oggi cosa è cambiato? È cambiato notevolmente tutto, perché il bike park è ufficialmente chiuso ed è stato ufficialmente aperto per circa un anno. Penso di parlare a nome di tutti, almeno in questo penso che sia condivisibile la cosa. Esprimo grande dispiacere perché un vario numero di persone aveva investito varie tipologie di energie, quindi insomma possiamo definirlo purtroppo un fallimento. Però non mi ricordo chi disse che bisogna passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. A me questo non me l'ha levato né il bike park né la mancata gestione dei gambetti da tennis.
cioè l'entusiasmo non l'ho perso e con me qualcun altro non lo perde. Ma il bike park è stato chiuso a causa della pandemia? No, no, assolutamente, è stato chiuso per la materia primaria, cioè l'assenza di volontari. Ecco, quando hanno dato le dimissioni i responsabili tecnici, mano a mano è andato scemando, purtroppo si è chiuso questo capitolo, che speriamo che si riaprirà, insomma, un giorno. Cosa servirà per riaprire il vostro parco alle bici? L'unica materia fondamentale sono i volontari, ecco, se ci sono volontari si può fare qualsiasi cosa. Quando ci siamo conosciuti nel 2018, la vostra associazione aveva un nucleo operativo di 10 persone e circa 100 tesserati. Oggi? È appena iniziato l'anno solare, comunque 8 tesserati, speriamo di raggiungere, come l'anno scorso, almeno una cinquantina, ecco, di tesserati. E il nucleo operativo? Il nucleo operativo anch'esso si è dimezzato, però l'importante è che ci sia qualcuno che continua a credere in questo progetto. Parliamo dell'altro spazio che troviamo all'interno del vostro parco, l'area Cani. Nel 2018 era una delle poche aree presenti in città dedicate agli amici a quattro zampe. Ora sta per nascerne un'altra. Ne sono felicissimo, per come vedo ci dovrebbe essere un'area Cani in ogni rione. Mi fa piacere. Anche noi quest'anno, obiettivo del 2021 è realizzare un'altra piccola area Cani. Il sostegno dei tesserati è fondamentale per mandare avanti il vostro parco. Nel 2018 la tessera costava 5 euro all'anno per poter usufruire dell'area Cani e di 20 euro per il bike park. Oggi? Purtroppo il bike park, come abbiamo detto, è chiuso. Comunque abbiamo dovuto rivedere certe cose perché era davvero un approccio troppo utopico. Solo di spese fisse affrontiamo qualcosa che sta intorno ai 500 euro l'anno. In questo momento ci sono due tipologie di tesseramenti, 30 euro per chi vuole aderire all'area Cani e poi c'è una tessera da supporter da 10 euro. Persone che insomma decidono di supportarci possono anche venire nell'area verde, per carità, di spazio ce n'è tantissimo. Per chi volesse tesserarsi, ricordiamo dove vi trovate e i vostri recapiti. Il mio numero di telefono è 347-99-66-937, la mail è radicipark@gmail.com e penso sia tutto. Siamo a Piazzale Budapest, Appoggio Tre Galli e siamo lì, vi aspettiamo. Speriamo davvero che Radici possa crescere ancora e arricchirsi di nuovi progetti. Quando ci siamo conosciuti ci hai detto che se ci fossero altre realtà come Radici, Potenza sarebbe una città dal volto migliore. Lo crediamo anche noi. Non ti rubiamo altro tempo, ti chiediamo però di lasciarci con un messaggio per i nostri telespettatori. Beh, proprio legandomi a quello che hai appena detto, un messaggio a tutti i sognatori che spero realizzino progetti no profit. Il no profit non ti arricchisce monetariamente, anzi al massimo ci rimetti, però ti arricchisce di altro, entri in altre logiche, in altri schemi. Quindi, insomma, un appello a tutti i sognatori, realizzate cose simili a Radici perché arricchiscono davvero. Ringrazio il presidente dell'associazione Radici, Giovanni Sant'Angelo, per essere ritornato a Storia e per lo straordinario messaggio che ha lasciato
a noi e ai nostri telespettatori, un esempio per tanti giovani che hanno voglia di fare qualcosa per rendere il volto di Potenza più bello. Quello di Giovanni è un grande esempio di civiltà e di amore verso la città. Saluto tutti i ragazzi dell'Associazione Radici che non ho potuto incontrare a causa dell'emergenza sanitaria e saluto tutti voi telespettatori. Vi ricordo il nostro indirizzo mail che è storie.lanuovatv@gmail.com. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima puntata.